Nella parasha di Hukat si parla della morte di Aaron. Dopo la morte di Aaron è raccontato un fatto un po' strano che sembra di poca importanza, ossia che un re cananeo, re di Arad, attacca il popolo ebraico e porta via un prigioniero, o secondo un commento, una prigioniera. Che cosa fa il popolo ebraico? Il popolo ebraico si ferma, entra in guerra e tutto l'esercito del popolo ebraico va a liberare il prigioniero. Perché la Torah ci racconta questo fatto? Che importanza ha questo fatto? Innanzitutto il commento di Rashi dice che questo re cananeo di una piccola città aveva sentito che era morto Aaron e decide di attaccare il popolo ebraico. Che legame c'è tra le due cose? Che legame c'è tra la morte di Aaron e la decisione di questo re di attaccare il popolo ebraico? Secondo i Chachamim, Aaron era quello che teneva legato il popolo ebraico, che portava amicizia a Israele. Finché era vivo Aaron, gli ebrei si parlavano, gli ebrei erano uniti tra loro. Quando morì Aaron, morì la persona che riusciva a tenere unito il popolo ebraico. Gli ebrei cominciarono a litigare, cominciarono a non avere più un rapporto umano l'uno con l'altro. Quando il re di Arad, questo re cananeo, venne a sentire della morte di Aaron e venne a sapere della divisione del popolo ebraico, lui decise di attaccare Israele, perché aveva capito che il popolo ebraico è forte finché gli ebrei sono uniti l'un l'altro. Quando gli ebrei si disuniscono l'un l'altro, gli ebrei sono attaccabili e possono anche perdere delle battaglie. Il re cananeo interviene e porta via un prigioniero o una prigioniera. L'intero popolo ebraico si ferma, i soldati entrano in guerra, tutti, e vanno a liberare questa prigioniera. Che cosa mi viene ad insegnare questo? Mi viene ad insegnare che quando un ebreo è in difficoltà, quando un ebreo è preso, l'intero popolo ebraico deve sapersi fermare, deve saper combattere per liberare un proprio fratello. Noi ci troviamo in questo periodo, nel momento in cui noi facciamo questa lezione, e sono stati portati via tre ragazzi, tre nostri fratelli in Eretz Israele, e l'intero popolo ebraico deve fermarsi, l'intera Israele deve fermarsi. Questa parasha ci insegna che tutti dobbiamo combattere insieme per riportare a casa i nostri fratelli. Questo è quello che ci insegna questo passo di parasha, e che possa essere questa una berakha, come all'epoca della Torah i nostri soldati sono riusciti a riportare a casa il prigioniero o la prigioniera portata via dal re cananeo, che possano i nostri soldati riuscire a riportare a casa i nostri fratelli, amen che li hai razzato.